facendo voi? Vi connettete alla rete, vero? Beh, fossi in voi eviterei di farlo. Le corporazioni avranno detto che la nuova rete è sicura e che hanno imparato dagli errori commessi. Ehi! Dove sono? Voglio parlare della tua invenzione, il biochip che hai creato per l'Arasaka. D'accordo, ma prima voglio chiarire una cosa. Non ti manda Yorinobu Arasaka? No. Ciò significa che devi avere un'offerta per me. Se il tuo boss paga più della Kang Tao, direi che possiamo discutere. Mi hai frainteso. Non c'è nessuna offerta. Che cosa vuoi? Ho il costrutto di Silverhand nella testa. Mi sta facendo letteralmente impazzire e non fa altro che peggiorare. Devo rimuoverlo. Questo non c'era sulle pubblicità. E neanche sul contratto. Silverhand? Costrutto? È impossibile! Dove hai preso questo biochip? Devi rimuovere il biochip dai miei sistemi. Non è così semplice. Ascolta, l'hai creato tu, no? E allora dov'è il problema? Se stai dicendo la verità, ti sei infilato una versione sperimentale del biochip. In cosa differisce la versione prototipo? Ha un engramma diverso, qualcosa di più... cosciente? Aggressivo? È il biochip a essere unico, non l'engramma di Silverhand. La versione precedente del chip veniva usata solo per comunicare con engrammi presalvati. Era fottutamente rara e costava una fortuna, lo so. Questa è più rara. Serviva a installare e attivare l'engramma in un nuovo corpo. Quando ho lasciato l'Arasaka, il progetto era ancora in fase di test. Sì, sì, magnifico. La tua tecnologia funziona. Ora levamela. Niente male. Dovrei vederla prima. Ok. Incredibile. Sembra che... incredibile. Un corporativo ci sta aiutando. Che c'è? Che succede? È un peccato che io non possa esaminarlo a fondo. Sì, un vero peccato. Saresti potuto essere la sua cavia. Dimmi come liberarmene! Temo di avere cattive notizie. La tua rete neurale si è completamente deteriorata. Non può più funzionare, indipendentemente dal chip. L'unica cosa che posso fare... Oh, finalmente si tratta! ...è darti il contatto di una buona clinica in Svezia. Loro ti aiuteranno nella fase terminale, alleviando il dolore. Cosa sta succedendo esattamente nella mia testa? Dimmelo tu. Cosa si prova ad avere due personalità? Perché è diverso dal sentire delle voci. Sei te stesso e Silverhand allo stesso tempo. Sai che ti dico? Ora basta. Cerchi di guadagnare tempo. Perché l'ho notato. Stai cercando di convincermi che sei inutile. E in questo caso, posso sempre spararti in testa e risparmiare tempo. Oh, finalmente. Proverò ad aiutarti. Se verrai con me alla Kang Tao. Al diavolo la Kang Tao! Hai qualche altra idea? Se credi che qualcun altro riesca ad aiutarti, posso darti i progetti. Tutta la documentazione completa. La Kang Tao mi aveva offerto una bella cifra. Li hai qui con te? Certo, questo idiota è inutile senza progetti. Di Takemura, che diavolo ci fa lui qui? Ha alcune domande per te. Se farai il bravo, potrebbe persino salvarti il culo. Ho quasi finito. I progetti. Meglio di niente.
Dobbiamo solo trovare qualcuno che capisca questa tecnorobaccia. È tutto tuo. Vi lascio un po' di privacy. Spero che potremo giungere ad un accordo. È sicuramente nel tuo interesse. Vi, non lo dimenticherò. Ah, che caldo. Ho la gola completamente... Ma che... Vi non ti ha nemmeno... Merda! Inaccettabile. Disumano. Avrai assecchiate. No. Siediti, porca puttana. È il biochip. No, certo che è il cazzo di chip. La mia silver endosi sta peggiorando. Stai per caso puntando il dito contro di me? Merda. Era il tuo cuore. Riposati. Non voglio che mi stramazzi al suolo mentre siamo in azione. Bla 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 bla, fanculo la rasacca, bla bla bla, distruggere il Mikoshi. Stai proprio diventando me. Non posso dire di essere entusiasta. Sei un egoista, un manipolatore e un cinico. Ogni volta che apri bocca, seppellisci qualcuno. Vedi? Quando serve andiamo d'accordo. Forse è ora che tu ti fidi un po' più di me. Non so cosa sto facendo. Diventare una leggenda. Era tutto quello che volevo. È già tanto se riesco a sopravvivere. Vuoi conoscere il valore di una persona? La morte. Mettila di fronte alla morte. Credimi. Tu puoi ancora diventare qualcuno. Già, forse. Com'è stato quando sei morto? Ero sul tetto del mondo. Fallire non era un'opzione né un pensiero, finché non è successo. Ma la morte è diventata reale. L'ho capito solo ora. Ora? Hai avuto mezzo secolo per farci i conti. Il Mikoshi era come... non so... come dormire. Niente coscienza e neanche senso del tempo. Non sembrava successo. Mi hanno fatto quello che volevano. Ricordo soltanto freddo, vuoto e paura. O quella era la tua di morte. Su, rimettiamoci al lavoro. Andiamo. Vi, uno dei miei veicoli scomparsi potrebbe essere nella tua zona. Ricevuto.
Cosa? Com'è possibile? Ah, la carretta è di nuovo in moto. Veicoli scomparsi, potrebbe essere nella tua zona. Ricevuto. Perciò è un botto.
E comunque, cosa stavo... Ah, sì, è... Non ci conosciamo. Mi chiamo Elizabeth. Io e mio marito abbiamo una faccenda un po' delicata da gestire. Riteniamo che potresti aiutarci. È una faccenda così delicata? Preferirei discuterne di persona, se non ti dispiace. Possiamo incontrarci? Ora non posso proprio. Sono più occupato che mai. Sarebbe stupido. Capisco. Beh, non nego l'urgenza, ma immagino che possiamo aspettare qualche altro giorno. Preferiremmo lavorare con te. Richiamami quando hai un momento libero. Non ti aspettavi di vedermi qui, eh? E ora che si fa? Terremo in contatto, Lee. Piani alti permettendo.
Jotaro Shobo, ti dice qualcosa? È un fottuto psicopatico. Si registra mentre tortura le Joy Toy e poi manda le registrazioni agli schifosi come lui. Finalmente le Mox l'hanno trovato. Hai la possibilità di dare al figlio di puttana quello che merita e intanto di farti un po' di grana. Allego più informazioni sul maniaco di merda. Cosa posso portarti?
Cosa posso portarti? Di Okada-san. Molto preziose. Ho anche scoperto qualcosina da solo. Dobbiamo vederci. Dove stavolta? Un impianto di smaltimento rifiuti? Un centro Enkart abbandonato? Nella zona sud di Japantown c'è un mercato rionale. E su una passerella pedonale sopra la strada principale. Usa gli ascensori. È facile perdersi. Io sto già andando. Non farmi aspettare. Uno stronzo in meno in questa città. Bene. Grazie, Vi. Chiudo il contratto.